Ah, che sarà, che sarà, che vanno sospirando nelle alcove, che vanno sussurrando in versi e strofe, che vanno combinando in fondo al buio, che gira nelle teste, nelle parole, e accende candele nelle processioni, che va parlando forte nei portoni, e grida nei mercati, che con certezza sta nella natura, nella bellezza. Quel che non ha ragione né mai ce l'avrà, quel che non ha rimedio né mai ce l'avrà, quel che non ha misura. Parlare di rivoluzione o comunque di cambiamento, di progressismo, di questi tempi, ha ancora un significato e nel caso che significato ha? Ma io sono uno del 1900. Nel secolo in cui con lo strumento materiale delle rivoluzioni sono cambiati i rapporti di forza nelle nazioni, nel mondo, tra oppressori e oppressi, tra colonizzatori e colonizzati. E quindi per me la parola rivoluzione ha a che vedere con questo movimento violento che parte dal basso e si libera delle oppressioni. Quindi uso la parola rivoluzione per questa manifestazione politica del 1900, del quale io faccio parte. Per quello che riguarda invece le trasformazioni, le possibilità di mutamenti, di cambiamenti dello stato d'animo, beh, insomma, uso volentieri delle altre parole, delle insurrezioni sentimentali, ecco, possono essere più precise. Che cosa hanno rappresentato gli anni 70, secondo te, in relazione relativamente a ciò che siamo ora come contesto sociale? Gli anni 70 sono stati in Italia gli anni in cui si è manifestata l'ultima trasformazione violenta della società, quella trasformazione violenta che ha prodotto dei frutti di riforme poi, perché il curioso di quelle attività rivoluzionarie di allora è che hanno prodotto delle riforme nelle carceri, nelle scuole, negli istituti nel servizio militare, nei posti di lavoro, nelle fabbriche principalmente. Quindi è stata l'ultima propaggine del 1900 che si è espresso con la forma politica della rivoluzione. All'estero, no, insomma, nel resto del mondo sono stati gli anni in cui più violentemente si è scontrato un Occidente, una parte del mondo ricco con una parte del mondo comunista. Tu credi che sia possibile riempire quel vuoto ideologico che a tutt'oggi in qualche modo si respira? Non penso che si tratti di un vuoto ideologico, si tratta oggi di un vuoto emotivo. Perché le ideologie non funzionano se non sono fondate su dei sentimenti, su un sentimento di giustizia, un sentimento di fraternità, di uguaglianza. Senza questi sentimenti di base non si dà il cappellino, poi non si mette il cappellino dell'ideologia. L'ideologia è un cappello, si mette su un corpo, su una testa, su un cuore, su dei sentimenti. Quello che manca, quello che oggi è assopito è che non si vede. È una emergenza sentimentale, un'educazione sentimentale al mondo. Ma secondo te questa mancanza di sentimenti in qualche modo nasce da una paura che in qualche modo è stata indotta? Si tratta di una inerzia sulla quale è facile speculare con dei cattivi sentimenti. Cioè riescono a sviluppare, riescono a produrre con senso politico dei sentimenti di ostilità, anche di razzismo, ma di razzismo nei confronti del debole, del povero, perché è un razzismo economico. Non abbiamo nessuna avversione nei confronti degli arabi ricchi noi, sì, sì, sì. Anzi, gli daremmo la moglie, la sorella, la mamma. Siamo molto servizievoli nei confronti di quelli che da fuori vengono con i soldi, quindi non siamo razzisti nei confronti dell'Islam, per dire, no, semplicemente dei poveracci. Quindi è un nostro momento in cui prevale lo sfruttamento dei peggiori istinti sociali.
credo che sia una situazione provvisoria. Alla lunga, insomma, non dura questa speculazione sul peggio. Se noi potessimo in qualche modo fare una diagnosi, come se fosse un individuo, il nostro contesto sociale, ne deriverebbe uno psicotico schizofrenico paranoide, sicuramente. E questa anaffettività, competitività, beh, insomma, l'anaffettività l'hai detto già tu prima, no? Mancanza di sentimenti, questa competitività portata all'estrema potenza, questo individualismo per cui non ci permette di vedere l'altro, non abbiamo più la possibilità di vedere l'altro. Ecco, questo determina tutta una serie di patologie del sociale che poi si rispecchiano anche nel singolo individuo. Hai anche tu, dal tuo punto di vista, risentito o sentito questo tipo di patologia che sta dilagando? Perché si parla di razzismo, ma il razzismo sembra, è quasi una sorta di codina di tutta quella che è la patologia in essere. Ma sì, mi sembra che i giovani si amino poco, che il sentimento amoroso tra di loro sia temperato da un sacco di prudenze, cautele, di freno a mano tirato. Sembra che il sentimento dell'amore sia rattrappito in questa gioventù, quindi anche nei confronti anche di se stessi, perché se non si ama l'altro non si riesce ad amare se stessi. È una situazione di paralisi sentimentale. Quindi tu pensi che chi si trova nel ruolo dell'educatore, lo scrittore, il medico, l'insegnante, anche il prete, insomma, per chi è credente, abbiano una grande responsabilità, soprattutto in questa fase storica, ossia la responsabilità di risvegliare le coscienze, di risvegliare le emozioni? Noi ci troviamo qui in una giornata dell'Assemblea Nazionale di Emergency, in questa sala, che fino a pochi minuti fa era gremita. Questa sala era gremita di persone, ma anche di emozioni, di compassione, di indignazione, di tutti i sentimenti buoni che stanno nelle persone. Ecco, una organizzazione come Emergency riesce a raccogliere e a assorbire e a esprimere tutto questo sentimento, tutto questo bisogno di sentimento che c'è dentro le persone, questa spinta, questa capacità amorosa che è la più forte energia presente nel corpo, nella vita delle persone. Ecco, non solo i preti, un'organizzazione come questa è capace di raccogliere e moltiplicare questa energia produttiva, favorevole, sana. Non pensi che ognuno di noi nel suo piccolo, al di là, e sicuramente siamo tutti a sostenere Emergency e quello che comunque rappresenta, ma pensi che nella nostra quotidianità tutti noi dobbiamo assumerci questa responsabilità a questo punto, oppure sia un qualcosa in più, una sorta di lusso che qualche... perché alla fine si diventa emarginati? Io penso che sia una sorta di responsabilità dell'individuo più che collettivo. Gli emarginati sono quelli che non amano, tutti gli altri invece se la cavano benissimo. Mi sorprende moltissimo questa tua spinta verso l'affermazione dell'amore, mi sorprende favorevolmente. Forse non ti conoscevo abbastanza per poter apprezzare questo aspetto, perché effettivamente chi vuole il cambiamento, chi desidera l'avvicinamento, chi vede l'altro è colui che ha raggiunto la capacità di amare e di vedere l'amore anche nell'altro. Il sentirlo in maniera così forte, così potente, devo ammettere, mi sorprende davvero tantissimo. L'ordine del giorno è coniugare il verbo amare al presente. Questo è il messaggio più rivoluzionario che si possa dare. No, questo è proprio l'ordine del giorno, quello che va fatto. Io ti ringrazio infinitamente, non ti disturbo ulteriormente. Vado a mangiare. Comunque sono davvero contenta di averti conosciuto.